davvero una grande emozione essere qui in un luogo carico di arte, storia, fede, in un luogo che il pensiero e la creatività dell'età, un po' più vicino, dell'età medievale. Un premio che davvero mi rende felice, oltre misura, inatteso, insperato, visto anche, come dire, il proscenio anche di chi si giocava, diciamo pure così, con me nella cinquina finale, l'ambito, il riconoscimento, una ricerca che, come dire, adesso mi fa inverare il Medioevo come tema, che è già stato per me sempre, sin dalla più tenera età, in virtù di viaggi familiari, estivi, in Umbria, io sono pugliese, di Bitonto, provincia di Bari, viaggi però grazie a parenti e a frequentazioni tra la Toscana e l'Umbria, le terre forse per eccellenza del nostro Medioevo, nel senso dei borghi medievali conservati in modo mirabile. E lì è nata questa passione, ripeto, davvero sin dalla più tenera età, poi concretizzata con gli studi accademici e con una passione che poi continua, e dicevo, continua con le mie ricerche, e oggi invece si invera in questo riconoscimento. Quindi il Medioevo come tema, il premio, perdonerete anche un minimo di emozione, il premio lo dedico a diverse personalità. La prima che mi viene in mente, non c'è più ed è stato il mio prof di storia medievale all'Università di Bari, il professor Raffaele Vicinio, che mi ha introdotto con la ironia che gli era propria, con la capacità duttile anche di fronte all'Accademia, no? Lui ci invitava sempre a essere riconoscenti verso il ruolo, l'autorità, l'autorevolezza del sapere anche universitario, anche scientifico, accademico, ma anche capaci però di saper mettere tutto in nome della coscienza critica, tutto in discussione. Anche quello, proprio lo disse esplicitamente nella prima sua lezione per noi in matricole, anche quello che egli andava proferendo ed insegnando, quindi una grande lezione. E poi Regine Perloux, che per me è la storica che più mi ha introdotto e che mi ha portato a, come dire, a essere molto dedito a questo argomento e poi ad approfondirlo anche in sede di ricerca, in sede scientifica. Il professor Franco Cardini, tolgo gli occhiali solo per l'effetto della nebbia, chiamiamolo così. Il professor Franco Cardini, che mi onora anche della sua conoscenza, è un'altra personalità a cui mi sento di dedicare anche questo premio con grande affetto, perché egli rientra nel mio personale pantheon, no, di autori di riferimento. Chiara de Montefalco, che è la protagonista di questo libro, una mistica medievale agostiniana, quindi una delle grandi famiglie degli ordini della cristianità, del cristianesimo medievale, lì sull'ordine di Sant'Agostino, sulla regola c'è tutta una questione anche storiografica, perché Agostino non ha lasciato una vera regola, ma un insieme, una cifra di messaggi dati a ipotetiche comunità istituente. E quindi Chiara si inserisce ovviamente nel florilegio di queste grandi donne medievali, e che però sono state, ecco, questo è perché è chiaro che su Chiara si era da parte specialistica, io ricorderò qui gli studi di Sofia Pacigliano, ricorderò Edith Pastor, ricorderò Claudio Leonardi, soprattutto quindi gli studi del CISAM, insomma, di Spoleto, Anna Benvenuto e tanti altri, lo stesso Cardini. È chiaro che in sede veramente specialistico-scientifica anche su Chiara si era scritto, si è scritto molto. Io però ho provato, in virtù anche della mia professione di giornalista, a come dire, darne un profilo più che una biografia. Infatti questa non è una vera biografia, perché ripeto, e c'è anche chiaramente il tracciato esistenziale biografico di Chiara, ma innanzitutto la mia è stata una lettura di questa esperienza nel solco del grande, come dire, afflato mistico, spirituale delle donne medievali. Donne che al di qua delle grate riuscivano però a trasmettere un messaggio che era non solo di tipo spirituale, non solo di tipo legato alla fede, ma un messaggio anche a suo modo culturale, direi civile, sociale. Chiara veniva chiamata, un po' c'erano le figure, no? I paceri o paciari, secondo le fonti, donne, a volte anche laici, nel caso di Chiara siamo chiaramente nel campo del monachesimo claustrale, eppure queste figure erano chiamate a dirimere anche le diatribe tra i comuni. Sappiamo che quella era zona molto vivace, Montefalco e Trevi nel 1306 erano quasi sull'orlo di una guerra civile e i due podestà dell'epoca
ricorrono alla voce autorevole di Chiara. Quindi Chiara è una donna completa del Medioevo italiano. Il ringraziamento è a chi organizza questa bellissima manifestazione, ovviamente a tutti quelli, sono stati tanti, da qui ancora una grande sorpresa, che mi hanno votato, tra amici, conoscenti e lettori. Grazie a tutti davvero. Allora, buonasera a tutti quanti, io sono Stefano Gelao, di Scritto a Mano, e mi sento molto emozionato, molto in imbarazzo. Io tra l'altro mi sento anche molto il mercante nel tempio in mezzo a tutti questi esimi studiosi, quindi la mia sindrome dell'impostore in questo momento è ai suoi massimi livelli. Ma se da una parte c'è la sindrome dell'impostore, dall'altra parte questa cosa mi rende ancora più orgoglioso, anche perché insomma per me questo è un sogno da tanto tempo. È da 6 anni che io vivo di Medioevo tutto il giorno, tutti i giorni, e quindi la pagina Italia Medievale, il concorso Premio Italia Medievale lo seguo da anni e vedo vincere questi premi a gente che io guardo con gli occhioni luminosi di ammirazione, e quindi di conseguenza oggi essere io che riceve il premio da voi è una cosa che mi riempie veramente di grandissimo orgoglio. E per essere onesto e per lenire un pochino anche la mia sindrome dell'impostore, devo dire che tutto questo non lo avrei potuto conseguire da solo. Anzitutto devo tantissimo al pubblico, all'immenso, al grandissimo pubblico che mi segue oramai da anni, che ha voluto che mi candidassi a questo premio, che ha mandato centinaia di voti, mi sono arrivate veramente una quantità di messaggi in privato, poi ho letto anche che quest'anno Italia Medievale ha avuto il record di votazioni e penso che parte di questo record sia dovuto anche al grandissimo affetto del mio pubblico. Insieme a lui ci sono i miei committenti che mi permettono di portare avanti questa professione tutti i giorni. Insieme a loro c'è la mia famiglia e ci sono i miei amici che qui sono impersonati da Giovanni, che mi seguono, curano la mia fragilissima stabilità, e senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Ma poi soprattutto ci sono i miei collaboratori. Questa attività si chiama Scriptorium Amanuense proprio perché non è Stefano Gerao che scrive, ma perché è una coralità di professionalità, di gente innamorata della propria professione che concorre per cercare di inseguire la massima armonia e bellezza di una pagina. Per citare Elisa Lopresti, ti prego di alzarti, ti prego di alzarti. È stata la mia prima partner artistica, si occupa di alcune di quelle che sono le più belle miniature, decorazioni, illustrazioni, pitture, viene dal restauro, quindi insomma fa parte di questa eletta schiera. Poi abbiamo Claudio Mezzo, che rappresenta il futuro, perché come promette il termine Scriptorium, l'obiettivo è diventare tante mani che scrivono e che non ci sia più la mia. E lui è un calligrafo della nostra augusta schiera e ha già collaborato con me per qualche pergamena e spero che continueremo in futuro. E ultimo, un applauso, alzati Claudio, per favore. Ultimo e umanamente peggiore c'è Umberto Masiello dei Sarti del Web, perché oltre alzati per favore assiste e collabora nella comunicazione della pagina, perché una cosa che spesso e volentieri noi che ci occupiamo
di storia di Medioevo dovremmo imparare è che le competenze sono importanti, ma se non siamo in grado di comunicarle ci faremo le carezze da soli, solamente chiusi all'interno della nostra augusta schiera. Invece, grazie a figure e professionalità, come nel mio caso i sarti del web, questa cosa la si riesce piano piano a diffondere. Io, per quanto sono un mercante nel tempio di voi studiosi, mi arrogo la validità di riuscire di cercare di diffondere, di aprire al più grande pubblico possibile quello che è l'appassionante mondo per il quale siamo oggi tutti quanti qui riuniti. E quanto è il cammino esatto? Ah, guarda, questa è un'altra cosa importante. Mi riempie di orgoglio questa cosa, perché questo premio arriva oramai alla soglia delle 1000 pergamene commissionate da tante persone in tutta Italia che, come noi, sono innamorate della bellezza fatte in una maniera diversa rispetto a quella che abbiamo. Tra l'altro, è vero. Io, tra l'altro, mi era stato giurato che non avrei fatto mai una cosa del genere. Il mio primo quello che volevo diventasse il mio primo maestro di calligrafia mi ha detto: se vuoi fare amanuensi, impara a scrivere con la destra. Io, piuttosto che rinunciare a questa cosa che amavo, che mi appassiona, che è la mia ragione di vita, ho ribaltato il mondo a testa in giù. Scrivo con il foglio girato al contrario per non passargli con la mano sul inchiostro fresco. Quando una persona è veramente innamorata, è veramente determinata a voler portare qualcosa nel mondo, non c'è veramente niente che si possa frapporre fra lei e il suo obiettivo. Per cui, signori, avanti dei diritti!
ricevere il premio da Italia Medievale all'interno della Milano storica, della Milano Medievale, all'interno di questo bellissimo luogo. A due passi da qua c'è l'ultima cena del Leonardo da Vinci. È fantastico, è veramente un'emozione grandissima per noi, devo dire che è la realizzazione del nostro sogno. Un grazie alle persone che in questi anni hanno creduto in noi, alle compagnie. Un grazie di cuore e super grazie a tutte le persone che hanno veramente dimostrato il loro affetto nei nostri confronti votandoci. Abbiamo saputo che abbiamo ricevuto veramente tanti tanti voti. Cosa posso dirci? Per noi questo 27 novembre probabilmente arriverà in presso degli anni. Scusate, ma l'emozione è fortissima. Del video che ci ritrae, vi raccontiamo, il nostro progetto è nato nel 2015, noi siamo due musici rievocatori, quindi ci occupiamo della ricerca sia sulla musica che sugli strumenti musicali, in particolare del 1200 e 1300. E appunto essere qui oggi è per noi una tappa molto importante, perché siamo grati del fatto che la nostra proposta musicale possa trovare anche un così grande consenso tra gli appassionati di Medioevo. E come le melodie che avete ascoltato sono state tramandate da un famoso re di Spagna che proprio qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 800 anni dalla data di nascita, che era Re Alfonso. E quindi noi condividiamo con voi e con tutte le persone che ci seguono e ci votano questa emozione di riscoprire questa antica musica. Grazie, grazie davvero. Senza di voi questa festa non avrebbe un senso. A questo punto siamo arrivati alla categoria dei gruppi storici e quest'anno vince il primo premio il gruppo storico Fanti. Buonasera a tutti, io sono Alessio Rosati, presidente del Gruppo Storico Spagna. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi qui presenti e gli organizzatori dell'evento, l'Associazione Italia Medievale, che annualmente si fa promotrice di iniziative come questa, in cui l'educazione storica e la grande tradizione storica e culturale del nostro paese viene celebrata e rimessa al centro. Siamo davvero onorati ed emozionati di ricevere questo riconoscimento oggi, che è per noi grande motivo di orgoglio. Rappresenta sì un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza per continuare a fare bene, per continuare sulla strada tracciata in questi anni. Il gruppo storico Fagna nasce con le feste medievali della città di Spagna, che anima dal 1989, e da alcuni anni si è distinto nel panorama delle popolazioni storiche nazionali per la particolarità delle sue esibizioni e la varietà dei suoi ritmi. È l'emozione, nel senso che l'hanno già detto quelli prima di noi, ma teniamo a ripeterlo, è effettivamente un grande orgoglio, una gran bella cosa essere qui presenti oggi, anche per noi ovviamente. E come gruppo negli anni abbiamo avuto la possibilità e l'onore di rappresentare la nostra arte e le nostre radici, quindi la nostra provenienza e la città di Ufagna, in occasione di importanti manifestazioni sia italiane che europee. Siamo stati a Strasburgo, capitale de Noël, a Salonico per la giornata europea della cultura, e poi ci preme ricordare quando nel 2019 ad Ancona abbiamo preso parte al primo progetto finanziato dall'Unione Europea sui giochi della macro regione Ionia Adriatica, facendoci portabandiere di 16 stati in un evento ad alta contaminazione per la promozione di uno spirito di appartenenza e consapevolezza dei giovani europei. A Trento nel 2015 abbiamo vinto il terzo festival nazionale dell'antica arte del gioco della bandiera e siamo tuttora campioni in carica. Praticamente i gruppi oggi sono composti da circa 100 ragazzi fra i 12 e i 30 anni, e questa è abbastanza una particolarità,
riuscire a raggruppare così tanti ragazzi di età non così distanti anagraficamente, ma molto distanti anagraficamente, quando si ha 12 anni confrontarsi con un ragazzo di 30 e viceversa. Concludiamo dicendo che ci piacerebbe tornare presto a soccare le vostre piazze, le piazze delle vostre città, perché alla fine il vero motivo, la ragione d'essere di un gruppo è proprio quello. Quindi speriamo che questo momento passi presto e ci sia modo di rincontrarci appunto nelle vostre piazze. Grazie. Ci ha proposto, confesso che non lo conosciamo la storia, comunque se avesse qualcuno che ci vuole bene. Dunque, io sono il presidente attuale sulla storia vercellese, che è stata fondata praticamente 50 anni fa, nel 1972. Sono il secondo, perché il presidente fondatore, per nostra fortuna, il professor Ottano, la porta dell'infanzia l'ha fatta crescere e purtroppo ci ha lasciato. Una decina di anni fa, e allora sono io il presidente. Nei suoi ormai praticamente 50 anni, la società storica ha pubblicato, lo presenteremo martedì, 97 numeri del suo semestrale del Continuo Storico Vercellese, che riporta, diciamo così, argomenti di storia locale, vercellese e piemontese, ma in generale di storia dell'arte fatta, diciamo così, medievale nella maggior parte. Vercelli era un comune medievale, a suo tempo alleato e competitore del comune di Milano. Vercelli ospitò anche praticamente la prima diocesi dell'Italia occidentale, San Giuseppe. Negli ultimi 15-20 anni il nostro numero tutelare è il professor Barbero. E proprio nel scorso di questi giorni pubblicavamo questo suo libro, che si intitola Vercelli medievale, non sapevamo ancora di entrare in questo concorso, ma evidentemente è stato di buon auspicio. Nei suoi 50 anni di vita sulla storia vercellese ha organizzato 7 congressi storici vercellesi che riguardano la storia di Vercelli e del vercellese. Per fortuna gli archivi di Vercelli, in particolare l'archivio capitolare di Sant'Eusebio e l'archivio comunale, sono ricchissimi di documenti. Il professor Barbero dice sempre che quando a Torino, capitale del Piemonte, andando a Vercelli, che se va, continuava a fare quello che facevo prima. Ma quando poi entrò, prese visione degli archivi vercellesi, scrisse solo più di Vercelli. In questo libro appunto riporta una serie di pubblicazioni. In questi 7 congressi, il prossimo anno, in occasione del centenario, celebreremo l'ottavo congresso, e questi 5 congressi mi sento di dire, io non sono storico di professione, sono amante della storia, mentre il primo presidente era una storia di professione. Mi si sente di dire che, non lo dico io, con questi 8 congressi e con gli articoli del Bollettino Storico Vercellese, di fatto abbiamo riscritto la storia medievale di Vercelli. Quando abbiamo appreso di essere vincitore di questa categoria, ci ha fatto molto piacere. Ci ha fatto molto piacere, speriamo di incontrarci anche in tempi migliori.
grazie a tutti quelli che ci hanno votato. Tutto questo è capitato in un periodo, abbiamo saputo per la vittoria, in un periodo molto particolare. L'esempio che tutti conoscono è Assassin's Creed, tanto per dire, che cosa hanno fatto? Hanno digitalizzato un intero paese, un gioco, e questo è diventato famoso in tutto il mondo, aumentando anche le visite turistiche. Abbiamo voluto riprovare a fare qualcosa del genere con un progetto che è stato molto apprezzato, la ricostruzione della rocca di Acquaviva di Genova nelle sue diverse forme, dalla nascita fino alla forma attuale, che è questa forma. E l'abbiamo utilizzato proprio le tecnologie del mondo dei videogiochi. Quindi ci si può giocare dentro? Ci si può girare dentro tranquillamente. La cosa bella è che le tecnologie che abbiamo utilizzato ci hanno permesso di, forse bisognerà fare una scala, vedere che sono presenti un paio di passaggi segreti, o meglio, segreti, che sì, oggi non sono più stati usati, però presunti l'architettura ci dice qualcosa ci può essere. E dire ancora, grazie. Grazie a Federica, perché senza la comunicazione e tutti questi lavori sarebbero rimasti lì fermi a dirmi no, bravo, abbiamo finito. Grazie a tutti i collaboratori e i professionisti che ci hanno aiutato a realizzare il tutto. L'ultima cosa, dobbiamo ovviamente condividere questo premio con tutte le amministrazioni e le associazioni che ci hanno permesso di fare questi lavori, ma soprattutto che hanno creduto in noi e in questo metodo di comunicazione della storia che ancora stenta a decollare, ma in realtà abbiamo visto che quello che avvicina di più i giovani e i giovanissimi al mondo della storia, dell'archeologia, della storia medievale e dell'arte. E quindi diciamo un metodo in più per poter coinvolgere veramente ed educare soprattutto i ragazzi al nostro grandissimo patrimonio. Un ultimo grazie a tutta l'Associazione Italia Medievale, veramente di cuore. Ringrazio Maurizio Carino, che è stato il primo per avermi contatto. Grazie veramente di tutto. Grazie a tutti voi che ci avete supportato. Nel nostro lavoro ci viene sempre criticato il fatto di voi rifate, ricostruite, fate rivedere il bene, ma dopo la gente non viene a vederci. Falso, falsissimo. È falso, anche perché se dovessimo ricreare questa sala o anche soltanto fotografarla, e se la gente si accontenta di vederla sullo schermo di un cellulare, allora è meglio che non ci viene. Partiamo adesso, dobbiamo galoppare proprio, con i premi speciali che il direttivo assegna arbitrariamente. Questo sì, non c'è il popolare, noi ci diamo questa facoltà di dare dei premi speciali. Siamo l'Associazione Italiana Medievale, premi Italiana Medievale, fanno i premi speciali. Primo, Muliere Sacerditale di Federica Garofalo, che è di Sassuolo. Quasi non mi sembra vero di essere qui, dato che sono qui per la prima volta essendo io una campana, quindi una meridionale, e se sono qui non è solo per me, come mostra il sottotitolo che ho voluto dare a questo libro, Storie di donne e di cura, perché quello che ho voluto raccontare è soprattutto una storia di donne, una storia di donne che ho scoperto io stessa, che non pensavo potesse esistere. Ho avuto come maestra, anzitutto, ho avuto un comune con il dottor Pagano, Rachel Barnou, che mi ha fatto scoprire un medioevo al femminile che non immaginavo lontanamente esistesse, insieme con Maria Teresa Brolis, Michela Pereira, o anche
le mie maestre dell'Università di Salerno, Amalia Galdi di storia medievale, Maria Galante di paleografia medievale e la professoressa Chiara Maria Lambert di archeologia medievale. Ringraziamo l'albero, felici assolutamente di essere qui in rappresentanza chiaramente di tutta Opinicium e di vivere questo sogno, perché per noi è stato veramente bellissimo essere stati premiati per questo, per tutto il nostro lavoro. Opinicium in pratica è associazione di evocazione storica. Questo vuol dire per noi non solo il mestiere, il mercato, ma a tutto mondo il Medioevo, quindi come vi si viveva e ci sono delle uscite che si fanno proprio con il vivere come nel Medioevo, quindi con le tende, con tutte le difficoltà che per noi oggi sono veramente grandi, quindi niente accendino, niente comodità di nessun genere, e con figli a carico, perché non è che dice all'epoca si facevano anche, e quindi il mestiere, che noi mestieri che noi presentiamo per i mercati, sono tutti mestieri presentati a livello filologico, con i materiali, con tutto ciò che all'epoca veniva usato, le attrezzature, tutto in pratica. E tutto questo nasce da persone però che sono appassionate di quel mestiere, per esempio. E in questo caso qui io presento la legatoria, lui la vetreria. Aurora con primo mane, te tra notte dividens. Bene, buonasera a tutti. Sono Giancarlo Ceccoli, come penso mi avranno già presentato. Mi scuso innanzitutto per la mia assenza, ma per motivi personali proprio non sono riuscito ad essere a Milano in questi giorni. Quindi di nuovo scusatemi e ringrazio immediatamente gli organizzatori di questo evento, di questa bella manifestazione appunto di Italia Medievale, che mi hanno onorato con questo premio assegnato per un mio modesto lavoro su questo libro, appunto, di giocare nel Medioevo. E in particolare vorrei ringraziare l'amico Giuseppe Bianchi che mesi fa mi contattò anche per altri motivi ludici, sempre legati al libro, e che proprio qualche giorno fa appunto mi diceva di questa bellissima iniziativa e di questo premio che avete voluto appunto assegnarmi. Premio che prendo con molto molto piacere e molta soddisfazione, anche a nome del gruppo che io rappresento qui a San Marino, cioè l'Associazione Sanmarinese Giochi Storici, che è praticamente il gruppo di amici con il quale ormai da più di 20 anni svolgiamo attività di vario carattere ludico, soprattutto sulla simulazione storica, quindi giochi da tavolo storici, e che dal 1998-99 circa partecipa anche a numerose ricostruzioni a carattere medievale in giro nelle varie piazze delle città italiane. E quindi questo giocare nel Medioevo è appunto frutto di quell'esperienza, di quelle circa 65-70 trasferte che ho fatto con gli amici appunto qui in Italia, e che a un certo punto col susseguirsi di prendere appunti, di studiare in maniera dettagliata il periodo e i giochi che noi andiamo a presentare in queste piazze, appunto ha preso tempo fa l'aspetto di un manuale, e poi appunto questo libro che nel 2006, quando ebbi la fortuna di poter pubblicare la prima edizione, e adesso anno scorso con questa seconda edizione riveduta ed ampliata, appunto è oggetto di questo premio.
Di cosa tratti il libro brevemente? Ho fatto una ricerca dal punto di vista storico, appunto, riguardo al fenomeno della barateria, cioè quell'istituto che dopo un primo tempo che vide il formarsi, il radunarsi di questi giocatori appassionati di gioco d'azzardo, soprattutto in Italia, ma anche in Europa, dicevo, da queste prime riunioni, anche spesso clandestine, nascoste, perché le istituzioni dell'epoca vietavano appunto il gioco d'azzardo. Piano piano nel corso dei secoli, dal 1200 verso il 1300, divennero anche organizzazioni legalizzate con a capo un potestà della barateria che gestiva appunto in cambio di una tassa, di una gabella pagata al comune, appunto questi luoghi in cui gli appassionati di gioco d'azzardo potevano recarsi e perdere intere fortune al gioco. Ecco, noi appunto siamo un gruppo che rappresenta questi mercanti nobili che durante particolari feste in varie città italiane si riunivano e appunto giocavano d'azzardo. Abbiamo fatto uno studio anche abbastanza approfondito su quello che erano i vari giochi utilizzati in questo periodo, in particolare grazie ad un libro scritto nel 1200-1250 da Alfonso X, detto il Saggio, un sovrano spagnolo che appunto per nostra fortuna, oltre che essere appassionato di arti, eccetera, era appassionato anche di gioco e che scrisse, o perlomeno fece scrivere, un bellissimo codice dei giochi che ancora è, credo, in unica copia presente nel Museo dell'Escorial, dalle parti di Madrid in Spagna. Bene, detto questo, io vi ringrazio nuovamente, di nuovo chiedo scusa per la mia assenza e grazie di tutto, arrivederci, salutone a tutti, grazie. I dolori del giovane Dante, del Viscum Album e delle sue molteplici virtù. Il giovinetto Durante, anzi Dante, come familiarmente veniva appellato, di soli 9 anni ma già di bell'ingegno, a cacciarsi nei guai proprio non ci teneva. Buongiorno a tutti. Sono molto dispiaciuto di non poter essere a Milano quest'oggi per la consegna degli attestati del premio letterario Philobiblon promosso dall'Associazione Italia Medievale, che voglio ringraziare di tutto cuore. Il racconto con il quale ho partecipato non è una novità nel panorama letterario, in quanto all'idea di fondo di Interviste Impossibili esisteva già una trasmissione radiofonica della RAI negli anni 70, un bellissimo libro del professor Franco Cardini, ma essendo io principalmente un giornalista appassionato di storia, ho voluto coniugare questi due elementi della mia professione e della mia passione, appunto, concentrandomi però su un aspetto in particolare, e cioè quello militare, quello della battaglia, di quell'antica festa crudele, per parafrasare ancora il professor Cardini, che accompagna l'uomo da millenni. Così è nata l'idea di un giornalista che si muove, si reca sui campi di battaglia dell'Europa, tendenzialmente, in questo caso la guerra dei 100 anni, e intervista re, generali, ma anche soldati che hanno partecipato a questi scontri e ne sono testimoni, raccontando appunto come si sono svolte le battaglie. Sono quindi molto onorato di ricevere questo secondo premio del premio letterario, appunto, Philobiblon dell'Associazione Italia Medievale, e desidero ringraziare appunto nuovamente gli organizzatori di questa associazione e questo splendido evento annuale che è il Premio Italia Medievale. Non mi dilungo perché vi ho portato una scena tratta dalla Messa in scena di
Cristian Giorgio di Antistress, per la regia Patrizia Del Fabbro. Grazie. Perdonate, Monsignore, ma non sono proprio riuscito a trattenerla. Perdonate, Monsignore. Per volontà del Signore Onnipotente, la situazione si evolse. Ed io, Elisabetta Malatesta da Varano, vidi mio padre, il Duca Galeazzo, piangere davanti a lei quando ella seppe restituirmi la vita che mi stava lasciando. Ecco, venerabile padre, mia figlia. Venite avanti, donna Elisabetta. Portate la vostra testimonianza. All'età di 15 anni sposai Pier Gentile, signore il Camerino. Egli rimase vittima di una congiura fratricida nel 1433. Considerare conclusa questa 18ª edizione del Premio Italia Medievale. Mi fa un certo effetto pensare che sono 18 anni che organizzo questa iniziativa. Grazie. Che questa splendida location ci sia di